Io ho pronosticato che nel 2023 avremo qualcosa a tema Johto. Ho pronosticato un Let's Go. Se fanno un Legend a tema Johto, boh. Però, no, troppo presto. Il trailer che andrò a vedere oggi è un trailer rilasciato ormai diversi mesi fa. Su Twitter l'ho visto retweetato decine di migliaia di volte, anche più volte dallo stesso account, quindi ho detto ok, magari è qualcosa di incredibile a livello concettuale, è un fanmade, quindi dentro può esserci tutto ciò che il fandom Pokémon vuole da sempre. Che cosa vuole il fandom Pokémon da sempre? Tutto e niente. Perché se aggiungono qualcosa fa schifo, se la tolgono, che schifo. Quindi non è mai contento il fandom, però voglio reagire a questo trailer uscito ben 7 mesi fa. Ok, andiamo. Tale Yassir. Ok, eccolo qua. Belli gli Aonon. Un po' carnosi mi sembrano, però ci sta. Ok, le add, leviamole. Oh, i modelli, vabbè, questi sono i modelli di Home, credo. O comunque i modelli di Sole e Luna. Beh, certo, gli starter selvatici è una cosa che abbiamo visto. Oh mio Dio, insomma, un po' incerto il modo di correre, ma va bene. Quindi praticamente ha fatto leggende, però molto più cartunesco, diciamo, eh. Più in come dovrebbe essere Pokémon. Secondo me, poi dopo. Ok. Oddio, Celebi risalta molto, risalta, eh. È bello il contrasto che fa. Crobat contro Froakie. Beh, meno che Crobat non è un livello 5. Ah, ma gli starter qui sono regionali, vero? Hanno una forma diversa. Oddio. Ah, ok. Ah, Torterra, che è un Sakura praticamente. Insomma, un po' bruttino i colori, ma ok. Bello Greninja. Ah, Altaria così lo fa. Bello. Però io sta cosa del volo la rivedrei un attimo. Mamma mia. Ma che è Arlecchino? Ha vomitato Arlecchino addosso a quel Buffalant. Cos'è? E oh? E oh? Sì, le ali. Eh sì, infatti. Questo è Dark Lugia. Gli Alfa, oh, beh, guarda. Devo dire. Beh, è chiaro il messaggio che vuole mandare con quei tre Pokémon. Ah, devi trovare anche le loro sfere. Ah, però forse degli uccelli leggendari, non di loro tre. Perché quei tre sarebbero le incarnazioni che poi diventeranno i cani che sono più in realtà felini leggendari. Quindi praticamente qui diciamo che quello che fa le veci di Red è cattivo. Ok, quindi abbiamo. Quindi ci presenta prima il mondo Pokémon, gli starter e le loro forme alternative, chiamiamole così, antiche quello che sono. E poi ci presenta le tre Evolution standard, Vaporeon, Jolteon e Flareon, che poi saranno quelli che diventeranno i cani leggendari, come li conosciamo in Entei, Raikou e Suicune. Molto belli. Ha fatto bene a farli, a rappresentarli in maniera antica, ovviamente, perché doveva per forza farli in quella maniera. Mi piacciono molto, sono davvero ben dettagliati. Quello che si riesce a fare oggi con anche mezzi amatoriali è davvero stupefacente. Dopo, ovviamente, giocarlo è tutta un'altra faccenda. Creare una mappa giocabile, calpestabile, interagibile è tutto quanto un altro discorso, però. Se riusciamo a fare dei Fakemon così belli. Gli starter mi sono piaciuti tutti quanti, le forme alternative, tranne un po' Torterra, è il colore. È il colore che non mi piace, troppo predominante il rosa. Viene messo troppo in risalto, secondo me, il colore dell'albero, troppo rosa. E poi gli altri due, boh, Blaziken, Fuoco Elettro, bellissimo, adoro. Mi sarebbe piaciuto ai tempi avere Blaziken Fuoco Elettro. Perché io quando l'ho visto, quando l'ho fatto evolvere da Combusken, ho detto, cavolo, ma sarà anche tipo elettro? No, solo tipo fuoco. Mentre Greninja, bello.
Bello, bello, bello. Non posso dire altro, è perfetto, è fatto davvero bene. Mi piace inoltre il contrasto che ha Celebi con l'ambiente. Magari è troppo appariscente. È come se avesse messo lo slider del blooming al massimo e Celebi brilla. Praticamente risalta solo lui. Magari è anche in mezzo al contesto degli alberi tutti quanti ingialliti e lui è verde, quindi si esalta ancora di più. Però mi piace. Inoltre ci sono anche gli uccelli leggendari. Non ho ben capito perché ha voluto mettere il trio dei leggendari volanti, però ce l'ha messo. Ok. Non dico che non debbano esserci, però non serve. A Johto non ci devono stare gli uccelli leggendari. C'è il trio dei cani leggendari, però magari abbondare è meglio, in questo caso meno è più. Idea personale, poi magari se dovessi mai giocarci, poi magari ipoteticamente mi intripperei a catturare tutti quanti i Pokémon, come ho fatto su Leggende Arceus, però non uscirà mai. Forse. Io ho pronosticato che nel 2023 avremo qualcosa a tema Johto. Ho pronosticato un Let's Go. Se fanno un Leggende a tema Johto, boh, però... No, troppo presto, a meno che non riutilizzi gli stessi asset e lasci gli stessi bug grafici dei colori viola spalmati a caso, allora sì, potrebbero davvero farlo in tempi davvero record, ma speriamo di no. Però tornando al trailer, mi farebbe davvero piacere avere una retrospettiva su Johto, vedere come è bruciata la torre di latta e non arrivare lì che già è bruciata, è perché è successo ieri mentre tu iniziavi la tua avventura. No, io voglio arrivare, voglio vedere la torre di latta che brucia, non perché mi piacciono vedere le cose che bruciano, però cioè vivi il momento, vivi la leggenda mentre viene forgiata. La torre di latta è un simbolo, seppur una tragedia, di Amarantopoli e di tutta Johto. Ma non vogliamo vederla? Dai. E poi vedere com'era il faro. Perché c'era un Pokémon che segnalava alle navi ad Olivinopoli. Doveva esserci. Sarebbe davvero bello. Ad ogni modo il video termina qui. Vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione trovate come sempre i link utili. E noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye.